Cari amici, volevo iniziare questo video dicendovi solo una cosa: siete solo dei fanghi! Proprio così! Inutile che fate i finti tonti! Perché è bello quando Van Travers si va a rompere le corna da solo, cade, sfascia la moto, si piglia acqua. Però quando Banana dice: picciotti, sto organizzando un giro spettacolare sulle Alpi francesi, nella Val d'Isère, e allora, e chi risponde? Nessuno, tutti spariscono. A parte lo scherzo, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa domenica molto incerta. È stata una settimana terrificante in Piemonte, tempo bruttissimo, pallettuna tanti di grandine, quindi io ero più sul non partire in questi giorni liberi che avevo, ma erano due settimane che stavo a casa recluso e ne avevo piene le scatole, e quindi ho detto: picciotti, se non parto adesso non vado più. E quindi dove vi porta lo zio Banan Travels questa volta? Vi porta, come vi dicevo, in Val d'Isère. E dove si trova la Val d'Isère? È sostanzialmente quella valle al di là del valico del Mont Cenisio che abbiamo appena superato. Siamo già in terra francese, al confine con il Piemonte. Cosa andremo a visitare? Le tracce che io mi sono procurato, e che spero sia, come sempre, roba che non mi fa rompere le corna. Delle alternative al classico Rio de delle classiche delle arripigliati sono delle alternative alla classica Rue des Grandes Alpes su strada, e vedremo in cosa ci imbattiamo. Il primo punto notevole che ci troveremo dinanzi sarà il Col dell'Iseran. Direi come mi sento in Death Stranding, il gioco di Hideo Kojima. Comunque, guardando in alto, credo di aver capito che la strada che devo fare è tipo quella là sopra. Si sale parecchio. Stiamo quindi salendo verso la prima vetta, il famoso Col dell'Iseran. Io non sono mai stato, e per me la prima volta qua sopra. E quello è il paesino che abbiamo superato poco fa. Che spettacolo! Sta iniziando a scendere un poco d'acqua. Forse è meglio, se mi fermo, mettere l'altro antipioggia, perché Original Marines qua abbiamo già avuto modo di vedere sui Pirenei che di acqua non ne trattiene più di tanta. Saliamo, e l'aria diventa sempre più umida. Piovigina, ma niente di esagerato. Caspita, raga, qua fa paura. Guardate che razza di declivio che c'è sulla destra, mamma mia. E poi quella pistina là di off, mamma. Solo sui monti, era da tanto che non andavo da solo. Sentitevi in colpa, bestie. Che bello. Che scenario naturale, incredibile. Qua l'estate non arriva mai, picciotti. Mamma, che bello quel ponticello là sopra. In the morning by the sea, as the fog clears from the sand, have no money in my hand, have no home, I have no. Guardate dove passiamo adesso, in quella galleria. Picciotti, fa un freddo, cane, veramente sto congelando. Ragazzi, siamo già ai 2500 metri di altezza. Guarda là. Godete ragazzi. Scenario da sogno. Voice was such a welcome sound. How the emptiness would fill with the waves and waves.
Bellissimo. Bello, bello. Ma quelli stavano con le moffole. Io sono venuto con i guanti estivi. Porca miseria, se fa freddo. Siamo altissimi sopra le nuvole, Col Elise Run, 2700 metri sopra il cielo. Meraviglia, spettacolo della natura. Luogo incantevole, ragazzi. Mamma mia. Where a stronger will is born, where the moments. Da morire. Insomma, ho preso un caffè, giusto il tempo di riscaldarmi un poco, poi ripartiamo. Siamo a 2700 metri e posso spettacolare. Allora, picciotti, dopo essermi preso un caffè, ho fatto la foto di rito, ora sto agghiacciando, picciotti. È il primo agosto, non mi aspettavo una temperatura simile, polare. Bello, comunque è veramente un posto eccezionale. Ho superato il Col Elise Run e se non muoio congelato dovrei attaccarmi alla traccia. Vedremo subito ora dove ci porta. Avrei fatto anche la dronata, ragazzi, ma siccome sto attronzando dal freddo, che ci sono 3 gradi, qua lampeggia pure la spia della temperatura, preferisco scendere un pochino. Andrò quindi poi domani alla ricerca di un posto dove fare campeggio, primo campeggio selvatico da solo. Did you ever want it? Did you want it back? Guardate, guardate che meraviglia. All the pain, so much pride running through my veins, bleeding, I'm bleeding, my cold little heart, oh, I can't stand myself. Oh, è ripresa a piovere, è un tempo un po' incerto, non si capisce bene. 8 gradi e mezzo, siamo discesi dal Col Elise Run, a breve iniziamo il nostro itinerario in Val d'Isère. Non voglio fare tardi questa notte, comunque arriverò ad Emma, paesino che ha 90 km circa da qua, Forne, paesino immediatamente successivo al Col Elise Run, 1900 metri sul livello del mare. Stiamo scendendo un pochettino, continua a piovere. I've been ashamed all my life. I've been playing games. We can try to hide it. Da qua dovrebbe iniziare una sterratina. Non lo so che è sta cosa, ma secondo me non è da qua. Minchia, sempre ste tracce del cavolo. Non indietro perché non mi piace. Buongiorno. Ok. Come al solito, picciotti, le mie tracce fantastiche mi stanno in casa di Cristiano. Mamma mia. Modalità mototurista. Io vado verso Bourg Saint-Maurice. Sì.
di qua? No. C'è questa grotta bellissima. Questo ragazzo diventa matto. Cioè non riesco a capire che cosa mi vuole dire il navigatore. Ma dov'è sto posto? Cioè, a parte sono in un luogo sperduto dove ha perso le scarpe il signore. E poi le strade che mi segna non ci sono. Ma io per risparmiare 5 euro su Airbnb certe volte si prendono delle cantonate. No, ma veramente, raga, sono i 5 minuti di Google più lunghi della storia. Mo mi butta nella stalla questo, io sono sicuro. Ecco ragazzi, stanotte dormo qua.